Allora, ragazzi, buongiorno, buona domenica, scusate il capello, un po' spettinato, ma è domenica. Qui ve l'ho fatto vedere, eccolo qua, questo è Bart, ve l'ho fatto vedere nell'intro, sapete dove trovarci. Allora, siamo questa domenica, che si fa? Che si fa? Oltre che di live reaction, una parte dei tifosi, e ci guardiamo un po' qualche partita. Ci guardiamo ora, adesso che c'è Belgio-Marocco. Vediamo queste partite, ma sinceramente non mi sanno né di carne né pesce, mi sanno niente, niente, niente. Si guardano e ancora sono ancora più convinto che noi avremmo potuto fare la nostra porca figura di fronte a queste nazionali, che per me non c'è nessuna che mi ha stupito. A parte un po' la Spagna, ma da vedere con chi contro giocava. Brasile, perché il Brasile è sempre Brasile, ma poi per il resto. Ci sono state le sorprese, Canada, poi chi c'è? Che nazionali so? Il Giappone, oggi ha perso, però comunque sono state l'Arabia Saudita, delle belle sorprese, ma nulla di che, ma proprio nulla di che. Comunque, c'è di bello che però l'atmosfera, il calore ce lo alzano i nostri telecronisti, i nostri commentatori della Rai, tutti contro la Rai, tutti schierati contro i telecronisti. È vero che possono dare, ogni tanto dicono un po' di strafalcioni, e vabbè, si sbaglia tutti nei propri lavori, si sbaglia tutti. Purtroppo loro hanno dalla loro che vengono pagati da noi italiani per fare un servizio, ma è tutto lì, perché se non dovessimo pagare il canone Rai, non gliene frerebbe un cazzo a nessuno se i giocatori della Corea li chiamassero tutti Kim, 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 come hanno fatto l'altro giorno, giusto? Però c'è un caso che poi vedete, è successo quel disastro, è successo il disastro a Istria, con morti, feriti, dispersi, settimana scorsa nel Salentino, e sicuramente succederà in varie zone d'Italia da qui a fine dell'inverno, perché quello è sicuro, perché in Italia come c'è qualcosa lo prendiamo nel culo, perché non sono stati fatti manodopere, lavori, sono stati fatti abusi edilizi, lasciati sempre correre e questo e quant'altro. Ma noi pensiamo, allora parliamo di Adani, di Repice, di. Allora, prima di parlare di dirvi cosa ne penso io, sono commentatore, sono lo specchio, il riflesso di noi italiani e quello che siamo, ovvero che tra noi italiani ce lo buttiamo nel culo, ci freghiamo l'uno con l'altro, noi siamo menefreghisti e pensiamo ognuno al proprio orto. Però invece. In ambito estero, ci mettiamo a pecora a 90 e ce lo facciamo infilare dentro anche senza vasellina, perché ci piace di più. Siamo delle puttane noi italiani, noi italiani siamo delle troie, siamo delle puttane, siamo delle escort noi italiani. E ve lo dico qui ora, e ve lo dico qui, ma questa è una cosa che si vede, solo voi, se non, solo chi non vuole vedere non vede, non se ne accorge di questo. Comunque, io avrei voluto vedere se con l'Italia avessero fatto tante esultanze. Penso di no, però c'è da dire che secondo tanti ha esagerato, tanto ancora Belgio-Marocco 0-0 quasi finito il primo tempo, partita, mamma mia, allora da dire che è stato forse troppo plateale, troppo, il calcio, il numero uno dal Rosario, la culla, la cattedrale del calcio, come se il calcio fosse nato solo al Rosario, per Messi. E qui posso dire che è un po' esagerato, però lui è tifoso, è fans, e giustamente se va a commentare lui è un tifoso, telecronista di pancia, è uno che, malgrado non sia stato un giocatore di alti livelli, però un buon medio giocatore professionista Dani, con la sua carriera, con le sue conoscenze, e poi è un tifoso di pancia, ovvero si lascia trasportare, e qui io penso come ha detto anche il nonno bastardo interista, che per questa cosa sono d'accordo con lui. Si lascia trasportare, è lo spirito del calcio, è lo spirito del tifo, è lo spirito insomma, della passione che nutre una persona su queste cose e io non capisco a tutti cosa gli abbia fatto di male. Allora, non guardate, non le guardate, se no prendete, mutate, c'è il tasto muto, mutate la televisione e la guardate senza telecronisti se non vi vanno bene. Che cazzo le guardate a fa? Che cazzo le guardate a fa? Giusto? Questo ragazzi, per me può fa che cazzo, non me ne frega un cazzo se a me si esulta con Messi, si esulta con Neymar, con Richarlison, noi non ci siamo.
E fa bene a esultare per chi nutre simpatia. Tutti nutriamo simpatia per qualche squadra, per qualche nazionale. Io no. Seguo, ma non nutro simpatia, tipo Danimarca e Belgio, come ora. Però ognuno è libero di fare cose per lui. Lui è un uomo di sport, è un uomo di questa categoria, e è libero. Anzi, da una parte ravviva anche un po' questo mondiale, questo senza atmosfera, senza quel pathos di calcistico che siamo abituati noi tifosi, dal resto che pretendete. In un paese che il calcio non sapeva neanche che è, quelli sono abituati ad andare sopra cammelli. Dai, via. Comunque non capisco questa cosa, non la capisco. E poi voi che non volete ad anni che faccia quelle esultanze, voi esultate e tutto per sfottete i nazionali che perdono quando noi siamo sul divano, e poi non volete, e poi voi esultate per altri. Cioè, allora non dovreste neanche voi fare il video per esultare della rete di quel giocatore lì o la vittoria di quella nazionale di là. E poi ripeto, attenzione, adesso ha segnato il Marocco su punizione di Ziyech, non la tocca nessuno e va dentro. Guardate che cazzo di culo che avete. Vi trovate anche nella rete in line di reaction qui con me mentre faccio il video. Ma guarda che culo, ma guardate. Comunque, ripeto, ci sono cose molto peggiori. Scusate, ora sono cose molto peggiori come quello che è successo questi giorni, ok? E allora pensiamo ad altre cose più serie. A me Sadani commentatori sparano minchiate o fanno risultanze troppo rumorose. Che senso? È gente che è morta. Gente che non ha più una casa. Via. Ciao a tutti, ragazzi, Caprellina. Sapete, avete visto? Bar dei tifosi. Iscrivetevi al canale mio. Fate insieme a Bar dei tifosi, ok? Un bacio. One kiss for everything. For everybody. Ciao, ragazzi.